Salve a tutti, sono Master Wallace, come sempre carico, carico, carico. Allora, il tema di oggi è limiti genetici, culturismo naturale e come capire quando si è arrivati al massimo. Ok? È un tema abbastanza interessante. Ho letto un po' in giro su questo argomento varie cose, si sono dette molte sciocchezze. E adesso ne parleremo, ma prima volevo dirvi una cosa, così, un argomento che mi ha sempre davvero incuriosito, nel senso che davvero, ragazzi, cioè la stupidità umana è veramente senza limiti. Ci sono dei famosi detti, tipo la madre dei cretini è sempre incinta. Oppure anche Einstein parlava della stupidità umana, che probabilmente è la vera cosa che non ha limiti, che è infinita. Ma vedete, io, cioè, è una cosa che vedevo già da quando iniziai a allenarmi nei primi tempi, in giro, così i primi tempi, i social erano meno frequentati, così c'erano in giro altre cose. Comunque, quello che voglio dire è questo. Allora, per esempio, ieri ho visto così le foto di un tizio, no? Foto di un tizio che nei social, eccetera, eccetera, si è esposto, non si è fatto vedere. Lasciamo stare che questo tizio può essere famoso o meno, non ha importanza, può essere anche un anonimo o uno famoso lo stesso. Il concetto è questo. Questo tizio qui era imbottito di steroidi, ma proprio talmente, cioè. Vedete, a volte ci può essere il dubbio che un certo fisichetto sia natural o meno. Allora lì uno avendo il dubbio dice, beh, buon fisico, sembra natural, forse no, ma mimo, ok, ma quando vedete uno che è proprio imbottito di roba, no, perché si vede che proprio è talmente evidente che insomma, ok, e voi dite, beh, allora niente, allora cosa fa? Più o meno la dinamica è sempre questa, il tizio arriva lì, si espone. Dice qualche frase tipo, ecco cosa può fare la passione, la dedizione, i sacrifici. Più o meno le frasi sono di questo tenore. E tutti i commenti di quelli che lo vedono, perché è questa la cosa proprio, cioè la stupidità umana. C'è anche tanta ipocrisia, ma c'è anche tanta stupidità. Commenti quali sono? Sempre quelli. Sei fantastico, sei incredibile. Bravo, come ti alleni? Cosa mangi? Ecco, questo è un esempio di passione. Bravo, complimenti. Ecco, cioè, mi spiegate che senso hanno questi commenti? Cioè, a parte che nessuno che abbia detto, ascolta, ma comunque se sei imbottito di farmaci, te credo che sei così. No, proprio nessuno. Non so se poi fanno la selezione dei commenti di censura, però tutti, bravo, complimenti, come ti alleni, come mangi. Ragazzi, ma che senso ha sta cosa? Cioè, che senso ha domandare a uno che è imbottito di farmaci come si allena, cosa mangia, cioè la sua passione, dedizione, cioè, che cosa c'entra? Perché basta semplicemente cavare a questo tizio, gli cavate, lo ripeto, gli cavate tutta la roba che prende, lo lasciate 6 mesi, un anno senza roba, poi se si ripresenta in foto, in delle pose, voi vedrete che i commenti sarebbero di tutt'altro tenore, tipo, ma quanto sei scarso, che ti è successo, non so. Hai smesso di allenarti? Questi sarebbero i commenti. Ovviamente non mi viene mai perché. No, ci tenevo a dirvi questa cosa che veramente è proprio incredibile. Comunque, ragazzi, il mondo del culturismo è fatto così, lo sapete, quindi l'importante è capire le cose e stare coi piedi a terra, essere realisti, non essere ipocriti e non essere stupidi. Ok? Questo è importante. Allora, veniamo all'argomento, dai. Dunque, ho letto in giro varie cose, ci sarebbero dei guru americani, della gente che ha fatto delle specie di tabelle, di calcoli per capire quando uno è arrivato al limite, quanto potete guadagnare di massa muscolare. Alcuni sono arrivati a dire che uno può buttare su 30 kg al massimo del potenziale, può buttare su 30 kg di peso corporeo. Mi sembra, insomma, voglio dire. Parlano da, diciamo, da magri, non in massa. Cioè uno alla fine può arrivare ad avere 30 kg in più di massa magra, vabbè,
se secondo voi questo è credibile. Ma insomma, io vi dico questo. In realtà non c'è nessun calcolo, non c'è niente che possa indicarvi allo stato attuale, prevedere dove potrete arrivare. Non esiste semplicemente, perché ci sono troppi fattori da considerare, ognuno è diverso, veramente i fattori sono tanti. Quindi fare previsioni con una specie di formula non è possibile. Si possono fare delle stime sulla base della pratica, questo sì, e io siccome mi alleno da 40 anni ho raggiunto i massimi livelli possibili del culturismo naturale, ho messo ieri le foto delle mie gambe, e poco prima della seduta di gambe, e, insomma guardate voi la situazione. Dunque, allora, io vi dico questo, c'è un modo per capire quando si è arrivati al limite, e ve lo dirò, però prima vi faccio una stima. Secondo me, forse l'ho anche detto altre volte, ma lo voglio ripetere, intanto non è vero che un natural dopo pochi anni, alcuni stimano da 2 a 3, qualcuno arriva a 4, ma comunque non è vero che i natural entro pochi anni hanno già raggiunto il massimo potenziale, poi quello che avete avete bene, se no arrivederci, grazie, o vi bombate o rimanete così, perché questa è l'idea che circolano. Ah no, da natural dopo 2 o 3 anni sei arrivato, quello hai, per cui qualsiasi cosa fai, quello sei, quindi o rimani così, ti rassegni o cominci a bombarti per andare oltre. Questo è già una delle sciocchezze che si sentono dire in giro. Allora, è vero che diciamo, chi inizia ad allenarsi nei primi tempi, già da subito, ma comunque nei primi anni di allenamento ci sono i progressi maggiori. Questo accade un po' a tutti, tant'è vero che poi molti si illudono perché vedono dei progressi rapidi, dicono, vabbè, ma io, vedete, miglioro così rapidamente che se continuo così entro pochi anni divento Mister Universo. Questo l'abbiamo pensato tutti, ma non funziona così. È normale che ci siano dei progressi all'inizio e che si progredisca abbastanza in fretta. Ovviamente sto parlando in un contesto di allenamento logico, nutrizione, eccetera, eccetera. Però comunque sì, il fisico, anche allenandosi male, mettiamola così, se si mangia a sufficienza, in qualche modo risponde, i miglioramenti arrivano. E quindi nei primi anni questi miglioramenti sono più veloci, questo è normale che sia così. Dopodiché, attenzione, qui succede qualcosa di particolare. Effettivamente cominciano a rallentare. È un po' come, perdonatemi un paragone, sapete che io spesso faccio delle divagazioni cosmologiche, escatologiche. L'universo, quando ebbe la fase di espansione inflazionaria, adesso per chi un po' legge queste cose capirà, è stata la massima fase di espansione dell'universo, che ha avuto un tasso di espansione pazzesco. Che non sto neanche, cioè potrei quantificarlo, ma è inconcepibile per la mente umana. Ma dopodiché si è fermata, l'espansione c'è, ma ha cominciato a rallentare, e questo ha permesso a formazione, poi con la forza di gravità che era attrattiva, a formare le galassie, i pianeti, eccetera, eccetera. Per poi aver scoperto ultimamente, sembra dalle ultime ricerche, che in realtà l'universo poi ha cominciato a riaccelerare. E si sta espandendo in maniera accelerata. Questo pone dei dubbi sulla fine che farà l'universo, perché se continua a accelerarsi così diventerà una zona immensa, buia e fredda, dove non c'è più possibilità di niente. Ma secondo alcuni ci sarebbero anche qui delle soluzioni. Chiudo la divagazione. Allora, quando viene andato nel culturismo, i progressi all'inizio sono rapidi, poi tendono a rallentare. Però attenzione, io ho detto rallentare, non ho detto fermarsi. Non si fermano. Rallentano a un punto tale che poi per progredire bisogna davvero avanzare passo dopo passo. Cioè, se prima si camminava veloci o forse si correva, a un certo punto la corsa si ferma, cominciate a camminare, la camminata diventa anche lenta. A un certo punto farete veramente un passo dopo passo, ma passo dopo passo vuol dire che comunque voi avanzerete. Okay. Fino a dove avanzerete? Fino al vostro limite genetico. Però non è vero che dopo alcuni anni siete arrivati. Avete rallentato, questo sì, ma è lì che comincia la vera battaglia.
È come se avete cominciato a scalare una montagna, io faccio sempre l'esempio della montagna, la cima del Monte Olimpo, no? Cominciate a scalare la montagna e quindi all'inizio siete belli, freschi, pieni di energia, la montagna non è nemmeno magari tanto ripida, sapete che nelle scalate delle montagne le fasi dure sono le ultime, all'inizio si va abbastanza bene. Ecco, all'inizio scalate rapidamente, poi cominciate veramente a avvertire la difficoltà della scalata e dopo... Boh, si mette un rampino, ci si va su piano piano, e poi proprio lentamente si va su, si va su, si va su, fino a che chi ce la fa arriva alla cima. Quindi, attenzione, il primo concetto è questo: dopo vari anni di allenamento, possiamo dire anche 3-4 se volete, i progressi rallentano ma non si fermano. E qui comincia la vera battaglia, qui comincia veramente la vera battaglia del culturismo per arrivare ai massimi livelli. Io stimo che, secondo me, per arrivare proprio al massimo potenziale genetico naturale, a prescindere dal vostro potenziale che può essere basso, medio o alto, ma facciamo medio, una media, no? Stimo comunque che entro 10 anni, ragazzi, io ve lo dico, entro 10 anni voi dovreste arrivare al vostro potenziale genetico. Perché davvero, se per 10 anni avete fatto le cose al meglio, per fare cose al meglio qui dovremmo aprire un altro capitolo. Ho fatto tanti video in merito, cioè vuol dire allenarsi con logica, nutrirsi con logica, integrare. Se avete fatto le cose al meglio, entro 10 anni il vostro potenziale l'avete raggiunto. Dove sarete arrivati non lo so, perché ripeto, dipende, però di certo arriverete molto in alto e io ancora una volta ho stimato, le mie stime sono sulla base delle mie esperienze di oltre 40 anni di allenamento, che quantomeno, secondo me, chiunque o quasi, al di là del potenziale genetico, può comunque ambire a un 45 di braccio circa, poi può essere poco più o poco meno magro, e diventare un più 10 HP di rapporto altezza peso corporeo al 10% di grasso o poco sotto. Ecco, secondo me questo è un... E guardate che è tanto, per un atto, a questi numeri che vi ho detto, è tanto. Non guardate i bomberoli, i campioni, i bomberoli, ma se voi state nell'ambito atto, a questi numeri che vi ho detto, è tanta roba, ma tante, e sareste veramente molto impressivi fisicamente. Ecco, allora ti dico, no, ma però come qua c'è gente che si allena da 20 anni e non hanno ancora questi grandi fisici, come mai? Come mai? E come mai? Semplicemente perché si allenano da 20 anni e sbagliano. Perché se voi sbagliate le cose, è chiaro che a questo limite non ci arrivate. Cioè, stallerete in una situazione di più o meno situazione di muscolarità o di forza, grasso corporeo, più o meno stabile, e anno dopo anno lì sarete e lì rimarrete. Quindi questo è, ma perché state sbagliando le strategie? Allora, poniamo che voi fate le cose per bene, adesso facciamo un esempio teorico per farvi capire quando capire. Poniamo che voi fate le cose per bene, vi allenate da vari anni, non 2, 3, 4, vari anni. Il segnale più indicativo per capire quando o siete arrivati al vostro potenziale o c'è qualcosa che non va, è quando voi per 2 anni di fila, attenzione, vi sto dicendo, quando voi per 2 anni di fila, avendo fatto in teoria una buona massa, qui vengo alla teoria dei conti in banca, avete fatto una buona massa, siete aumentati di peso, quando arrivate in estate non riuscite a migliorare la stagione precedente, cioè vi ritrovate più o meno come eravate, se non peggio, e l'anno dopo pure. Allora, se per 2 anni consecutivi voi non riuscite ad avere una forma estiva migliore, per forma estiva migliore intendo che siete un po' più pesanti a parità di definizione, un po' più di misura a parità di definizione, allora lì ragazzi, questo è un brutto segnale. Qui i casi sono due. O comunque c'è qualche fattore da rivedere perché non avete fatto le cose al meglio, oppure può darsi che siete arrivati. Cioè, se uno facendo le cose al meglio, nella forma estiva, non migliora più, perché quello, la cartina intorno al sole dei vostri miglioramenti, la forma estiva, non è in inverno quando mangiate molto, aumentate di peso, è l'estate quando siete magri e senza grasso, è lì che si vede quanto muscolo avete, le misure, il peso, quello è.
Per cui dovete sempre valutare che quale forma estiva avrete. Se per 2 o 3 anni di fila non riuscite a migliorarla e vi allenate già da molti anni, può darsi che siete arrivati al vostro limite. Se invece vi allenate da non troppi anni e non la migliorate, evidentemente state sbagliando qualcosa. Io i numeri che vi ho detto entro i 10 anni non vuol dire per forza che il decimo anno sarete al meglio, potreste essere al meglio il settimo anno, l'ottavo. In rari casi il sesto. Comunque, se per 2 estati consecutive non migliorate la vostra forma estiva, questo è un campanello di allarme che deve dirvi che o siete arrivati al vostro limite o state sbagliando qualcosa. Ovviamente, io sono in grado di valutare ogni situazione perché lo capisco. A me, quando mi contattano, mi dicono: Master, allora io mi alleno da tot anni, ok? Mi sono allenato in questo modo. Questa è la mia situazione di peso, grasso, misure e forza, in base all'altezza, eh? Io vedo la situazione. Capisco se uno che ha perso tempo per anni, o capisco se uno che invece è migliorato molto e probabilmente è arrivato vicino ai suoi limiti. Quindi questa cosa io riesco a capirla, per questo che riesco a poi aiutare tantissimi ad andare avanti e migliorare comunque. Però tenete conto che a un certo punto, nella migliore delle ipotesi, arriverete alla miglior forma fisica naturale. E a questo punto la prossima sfida sarà mantenerla per rimanere al meglio, andando avanti con gli anni. E anche questa è un'altra sfida. Perché non è che quella è una condizione che una volta che l'avete raggiunta è statica, voi state in poltrona tutto il giorno per tutti gli anni venire, ah beh, ho raggiunto la condizione, siamo a posto. Dovete mantenerla. E andando avanti con gli anni, quando non sarete neanche più giovani, mantenere anche la condizione che avete è già quello un successo, cioè comunque rimane una missione. Quindi capite anche perché il bello del culturismo è questo, perché c'è sempre qualcosa da fare. Ok? Io vi invito a valutare bene le cose che vi ho detto e fare un'analisi della vostra situazione, cioè a che punto sono, come sono messo, quanto manca il mio potenziale, cosa sto sbagliando, affinché potete fare le cose per bene e non sprecare gli anni, non sprecare gli anni. Su questo fatto di sprecare gli anni, di sprecare la vita in cose inutili, chiudo con una citazione di un film, con una scena di un film. Sapete che anche qui ho queste divagazioni, no? Dei film. È un film che magari qualcuno di voi ha visto, dubito i giovani perché. Comunque il film è Papillon nella versione con Steve McQueen e c'è anche Dustin Hoffman. Steve McQueen è lui, è Papillon. Allora a un certo punto lui, mentre lì in questo carcere durissimo, in quell'isola, sogna, aveva un sogno ricorrente, si trovava in mezzo al deserto, vestito di tutto punto, e a un certo punto c'è una voce che, mentre lui cammina in questo deserto, c'è una voce che viene da lato, che si presuppone sia la voce di Dio, no? Che assume comunque l'aspetto di un giudice, questa voce è inquisitoria. E questa voce gli dice: io ti accuso, io ti accuso. E lui dice: no, io perché mi accusi? Io non sono qui, ma non ho colpe, non merito di stare qui, io non merito di essere accusato. Ma quando la voce gli dice: io ti accuso di aver sprecato la tua vita, allora lui coglie davvero quello che vuol dire la voce, perché lui effettivamente aveva sprecato la sua vita, perché comunque aveva fatto delle grosse sciocchezze, oltre al fatto che era in carcere. Allora, cogliendo il fatto che sì, è vero che aveva sprecato la sua vita, a un certo punto non ribatte più e contesta, ma si rassegna, ammette e dice: sì, sono colpevole, sono colpevole, ho sprecato la mia vita. Si gira di spalle e se ne va. Ha ammesso di aver sprecato la sua vita. Riflettete su questa scena, ok? Grazie a tutti, al top.